Benvenuti dal centro sportivo di Sant'Antimo, il centro sportivo del Napoli, dove tra poco scenderanno in campo Napoli e Lazio per la seconda giornata del girone C del campionato primavera. Per il Napoli sarà la seconda partita ufficiale di questo campionato, per la Lazio invece la prima, visto che... Maurini prosegue, non c'è alcun fuoriquota in squadra e un 97 bifulco di bella esperienza. Sì, noi continuiamo il nostro lavoro, è un lavoro comunque che è partito 3 anni fa, questo è il 3° anno e andiamo avanti con la nostra filosofia, non facendo giocare mai fuori quota e cercando sempre comunque di far crescere i ragazzi più importanti che abbiamo nel nostro settore giovanile. Prima di campionato a Crotone un pareggio con il gol dell'estone Livak. Sì, è l'unico straniero che abbiamo, gli altri sono tutti ragazzi campani e del sud, questa è un'altra nostra prerogativa, però per noi il campionato deve comunque essere un trampolino di lancio per questi ragazzi, di crescita, fermo restando insomma che vorremmo comunque giocarcela con tutti e facendo bella figura. L'anno scorso avete fatto bella figura in Youth League, avete giocato bene in campionato, però non siete stati protagonisti nelle fasi finali. Quali gli obiettivi stagionali? Ma noi cercheremo comunque di fare il massimo, fermo restando che la nostra squadra è sempre comunque giovane e quindi potrebbe incappare in dei risultati, diciamo, degli alti e dei bassi, però noi partiamo con tutti i buoni propositi, abbiamo una squadra comunque 6-7 undicesimi dell'anno scorso, quindi una buona base, cercheremo di rendere diciamo vita difficile a tutte le squadre, compreso la Lazio che è una corazzata. Spendiamo una parola sui ragazzi che sono andati via quest'anno. Ma noi sono andati via Tutino, la Sischi e Rubino, purtroppo Tutino si è fatto male subito, però credo che il girone di ritorno a Vicenza possa fare comunque anche la sua parte. La Sischi è andata a Gubbio e sta giocando e Rubino è un altro giocatore che è andato in Lega Pro con la Torres, ha fatto bene adesso le prime 2-3 partite, adesso ha subito un infortunio, però insomma sono ragazzi che abbiamo dato comunque in campionati professionistici e siamo orgogliosi di aver fatto questo lavoro. Per quanto riguarda Lazio e Napoli, andiamo a vedere allora le loro scelte per quanto riguarda l'impostazione tattica di questa partita, cominciando dalla Lazio, la squadra ospite con De Angelis, dall'1 all'11, poi Pollace, Sec, Pace, Dovidio, Silvagni, Manoni, Vercai, uno dei nuovi acquisti della formazione biancoceleste, Rossi, Murgia e Palombo. Che squadra è, Giuseppe Calderisi? Diglio, Anastasio, Prezioso, Mangiapia, Luperto, Bifulco, Palmiero, Persano, e l'estone Livak. Sì, Saurini invece penso che è un 4-3-3 un po' diverso. Il Portogallo è interessante perché uno dei due centrocampisti, in particolar modo Romano, va a dare una grande mano a Persano. Insomma, è una squadra che secondo me è giovane, Saurini sta lavorando molto bene e quest'anno credo che potrebbero togliersi qualche buona soddisfazione. Maglia tradizionale per il Napoli che non schiera nessun fuoriquota in questa sfida. Maglia invece Lazio, Bordeaux quasi per la formazione di Simone. Il direttore di gara è Strippoli di Bari, i suoi assistenti sono La Calamita e Viola, sempre della sezione di Bari. A coordinare la mitica esterna 2 di Napoli c'è il nostro Dario Barone in cabina di regia. Tutto è pronto per l'avvio di questa sfida. Il Napoli viene dal pareggio sofferto contro il Crotone. Abbiamo detto che la Lazio insomma è la prima uscita ufficiale di questa stagione, ma in questa giornata si conclude proprio con questa partita, ma ieri sono state giocate le altre: la vittoria del Bari sul Livorno per 3-2, quella del Catania su Latina per 1-0, quella dell'Empoli sul Crotone sempre per 1-0, il Frosinone ha battuto 2-1 la Ternana, roboante vittoria della Roma sul Palermo per 4-0 e poi il Vicenza che ha battuto l'Avellino per 1-0. Sono 3 le squadre a 6 punti a punteggio pieno in questo girone: Roma, Catania e Bari, poi via via tutte le altre, ancora 0 ovviamente per la Lazio che comincia quest'oggi la sua stagione ufficiale. Ma tra il calcio d'avvio, il Napoli però con punto di battuta Persano e Livak pronti a dare il via a questa sfida al posticipo del girone C tra Napoli e Lazio qui a Sant'Antimo. Vedremo insomma di che passa è fatta la Lazio, che è
ha vinto la Coppa Italia nella scorsa stagione ed è stata eliminata nella semifinale scudetto dal Torino ai rigori, dunque è stata una delle protagoniste assolute dello scorso campionato, ma è ovviamente cambiata molto. Subito in azione De Angelis, tante assenze nei biancocelesti con Tuncara e Guerrieri, il portiere teoricamente titolare, che sono stati chiamati in prima squadra, poi non ci sono anche Mattia e Fiore, Fiore impegnato ancora a ristabilirsi da un brutto infortunio, non c'è anche Milani, non c'è anche Perse, il croato nazionale del suo paese, ancora da formalizzare il tesseramento. Attenzione però subito al Napoli che prova a proporsi in avanti con Persano, recupera il pallone prezioso che poi lo cede a Livac, autore dell'unico gol finora del Napoli in questo campionato. Prova la discesa a Guardiglio sulla corsia di destra, viene chiuso dal numero 3 della Lazio, Sec, origini senegalese ma passaporto spagnolo. Ancora Sec, prova ad andare via sulla sua corsia di pertinenza, recupera il pallone proprio lo stesso Sec, pallone che però pericolosamente arriva a centro vicino alla di rigore della Lazio. Recupera la formazione di Simone Inzaghi con Murcia, la chiusura di Mangiapia. Ancora la Lazio che cerca di impostare la manovra con Verkai, il tedesco di origine albanese, arrivato questa stagione dalla formazione del Francoforte. Primi attimi di gara, insomma, Giuseppe Gaderisi, cosa hai visto? Beh, ho visto un Napoli molto aggressivo, è partito con il piglio giusto. Un passaggio sfruttando l'errore dell'altropassaggio di Silvagni, ne ha approfittato Persano che... Anzi no, non è stato Persano, ma numero 7 Bifulco, classe 97, ad approfittare di questo errore. Dunque vantaggio per il Napoli. Sì, perché il Napoli praticamente ricerca immediatamente la punta centrale Persano. La capacità di Persano è di venire incontro e fare da punto di riferimento. L'aggressività dei centrali della Lazio, visto la mancata... conquista della palla, ha trovato il taglio molto bello di Bifulco che con grande semplicità, grande facilità ha messo una palla sotto il corpo del portiere. Mi sembra che il Napoli sia partito col piglio giusto, forse come diceva del Napoli, però Roma. Ancora Livac per il Napoli. Romano, stesso palla, fa girare il pallone la squadra di Saurini, il lancio a cambiare gioco verso Guardiglio, troppo lungo però. Sì, a giocare Livac, posizione però irregolare dell'attaccante estone. Di Simone Inzaghi al suo gruppo, testuali parole, ma stiamo dormendo, ci vogliamo fare ragazzi, dobbiamo dare velocità alla manovra. Dobbiamo anche dire insomma che è la prima partita ufficiale, forse anche c'è un po' di ruggine per quanto riguarda i giocatori della Lazio, mentre viene già da minuti contro il Crotone la formazione in questo finale di primo tempo ha trovato due chance per aumentare il suo vantaggio. E Saurini ha detto però a Liva che incrociala. Sì, no, l'idea per l'attaccante in quella situazione è proprio di incrociare la palla, ma il gioco che fa il Napoli porta troppo fuori Silvagni e Dovidio, devono essere un po' più bravi a leggere e a scappare quando la palla è libera per non dare la possibilità a Liva che Bufulchi di buttarsi alle spalle e trovare sempre. Ha giocato molto con Mangiapia Saurini, chiamato a non far fallo su Palombi, insomma in questa circostanza Palombi che era chiuso. Beh, guardiamo la linea. Rivediamo l'azione, la chiamata di fuorigioco di poco fa, permane qualche dubbio? No, la linea è messa malissima, Sec sta facendo un movimento, Silvagni stava facendo un altro movimento, la palla è mezza libera, c'è da lavorare molto in fase difensiva, ma siamo all'inizio, Inzaghi lo sa benissimo quello che deve fare. Murgia su calcio piazzato, prova a mettere in mezzo sul primo palo la chiusura della difesa del Napoli, poi Romano fermato da Sec, prova la conclusione, Dovidio. Luperto, ancora Sec ad alimentare questo attacco della formazione di Simone Inzaghi con Rossi per Silvagni in azione d'attacco, la conclusione del capitano Murata, ancora Lazio con il tentativo di Verkai, tentativo di suggerimento per Rossi, recupera il pallone Contini, il portiere della formazione del Napoli, quando siamo ormai prossimi al 45esimo, ancora qualche minuto prima della fine del primo tempo. La conclusione intanto totalmente sballata da parte di Persano. Primo tempo in cui non ci siamo certo annoiati perché abbiamo visto tante occasioni da rete e un gol. Sì, sì, è vero. Dunque 2-0 per il Napoli, in rete il capitano Palmiero sul finire del tempo. Ancora una volta sorpresa la retroguardia della Lazio. Sì. A differenza della Lazio, quando va in attacco
credo che il problema principale, adesso vediamo il gol, molto bravo, questa è una palla forte tesa, non so se è stata toccata o no la palla. Non si capisce, ma credo che siccome tutti sono andati a felicitarsi con Palmiero, il gol vada assegnato proprio al capitano del Napoli. Sì, così ve lo confermo. C'è tutto un secondo tempo da vivere tra Napoli e Lazio. Nel corso di questo primo tempo e anche di questa frazione di secondo. No, assolutamente, ha fatto delle buone cose, ma ancora in questa situazione si è vista come la linea difensiva della Lazio faccia fatica a leggere queste palle libere. Di solito ci dovrebbe scappare, questo insegnano a Coverciano, con palla libera devi scappare e stringere, e spesso volentieri invece aggrediscono e permettono così, con un contromovimento o agli esterni, di trovarsi